fate piano! Mi fate mangiare la polvere! Uè, io la giubbottiera, va a finire questa scuola! Professore, abbiate pazienza, mi dovete scusare, cosa volete da me? Io non ci avevo fatto caso che voi stavate qua. Veramente, professore, io stavo pensando a tutta un'altra cosa. Professore, stavo pensando a un'innamorata mia. E a me che me ne importa? Aspita, a voi che me ne importa? A me sì, invece, professore. Ma voi lo sapete che una concetta potrebbe essere pure una femmina mia, professore? Agli occhi, sto arrivando, guardate, professore. Donna Concetta, Concetti, qua ci sta una lettera per voi. E damma ca. Ah, non vi preoccupate, è una lettera di vostra zia, tutte sciocchezze. E come ti permette di leggere la posta mia? Ma come una concetta, io l'ho fatta per il vostro bene. E mi voleva assicurare che non ci stava qualche brutta notizia. Uè, abbate fatto tu e non dobbicciare fatta mia. Ma come? Voi lo sapete, io vi considero come una persona di famiglia. Ma chi te l'ha data tanta confidenza? Donna Concetti, ma io tante volte vi ho aperto il mio cuore. Ma fatta là! Donna Concetti, guardate che io parlo seriamente, sa? E con l'amore non si scherza, Cammino, show. Ma fammo piacere. eh? Ma guardate, ma come? Ma se io per voi ho sviluppato l'udito dei ciechi, io quando sono là nella mia guardiola, non appena voi uscite dal vostro appartamento al quarto piano e chiudete la porta e incominciate a scendere le scale, quel tic-tac, tic-tac, tac-tic, donna Concè, per il mio orecchio suono come una sinfonia di Beethoven. E poi, quando mi passate a fianco, donna Concè, il profumo del vostro corpo per il mio naso è come l'aroma del caffè a brustolino, donna Concè! Mamma mia! In poche parole, quando io passo, tu ti senti come a un caffè concerto! Ma qua caffè concerto, concerto! Io mi sento come un carcerato che sta nella sua cella, che tutta la notte sogna, sogna la sua bella, e a mattina mi scende sempre abbracciato con sta mazza e scopo, non Senti, per evitare questo inconveniente, quando io passo, guaglio, currat fanno per diluvio di acqua fredda. Ma guarda, ma io lo sapete cosa c'ho nel petto qua? No. Una ferita, non E sapete chi ce l'ha fatta? No. Voi ce l'avete E fatti due imbacchi di semi di lino, ma non troppo caldi, mi fatta! Ma come? Io così vi parlo, vi apro il mio cuore così ve lo spaparanzo e voi così mi rispondete! raccomando. Ma dico io, con tanta femmina che ci stanno a Napoli, tu vieni ad affliggere proprio a me e tutti i giorni con questa litania d'amore. Ma cosa gli posso fare? Cosa gli posso fare se nemmeno la notte mi lasciate in pace? Ma tu ti senti buona? Io tengo i guai miei, figuriamoci se ho voglia di venirti a disturbare la notte. Ma guarda. Ma come, una concia, sono 3 notti di seguito che io faccio sempre lo stesso sogno. Voi due, da sole, dopo aver mangiato il frutto proibito. E come fai a sapere che dopo aver mangiato il frutto proibito? Concia, è facile, perché prima di mangiarlo si è innocenti, e dopo averlo mangiato, e mi capita, ma non ci facciamo caso, A che cosa non ci facciamo caso? Alla nudità. Ma ci copriamo con le foglie. Vuole foglie e foglie, cosa volete coprire, donna Concia? Qua siamo in inverno e gli alberi sono più nudi di noi.
che corriamo, corriamo, un serpente che ride e Sant'Andrea che ci corre appresso con la spada in mano. Ma vuoi fornire, mamma mia! Concetta, così mi abbandonate, Concettino, venite qua! Thank you.